Buongiorno a tutti, io sono Flame e anche oggi parliamo di una casa produttrice di cartoni animati molto fortunata, ma dal valore prettamente commerciale. È nata più o meno 6 anni fa, nel 2010, con l'arcifamoso Cattivissimo Me. Sto parlando naturalmente della Illumination Entertainment. Il tipo di film prodotti dall'Illumination non sono il genere che amo recensire, perché come ho già spiegato in altri video, io non sono qualificata ad occuparmi di film prettamente riguardanti il mondo dell'infanzia. Questo purtroppo include anche dei filmetti molto carini, come la saga di Cattivissimo Me e i Minions. Finirei per additare ingiustamente le mancanze dei film laddove di mancanze non si dovrebbe parlare, perché appunto sono prodotti rivolti al mondo dell'infanzia, quindi probabilmente non ci deve essere neppure tutta questa introspezione che cerco invece negli altri film d'animazione. Questo naturalmente non esclude che prima o poi mi venga il ghiribizzo di fare un unico video collettivo su tutti e tre i film di Cattivissimo Me, un po' come ho fatto con la saga dell'Era Glaciale. Dell'Era Glaciale io al massimo recensirei soltanto i primi tre capitoli, perché sono quelli che ritengo siano meritevoli di un'esaminazione più accurata. Per quanto riguarda il quarto e il quinto, penso di essermi espressa abbastanza bene nel video precedente su quel che ne penso. Allora, se ho deciso di recensire Pets, probabilmente significherà che è un film con dei contenuti che sono godibilissimi anche dagli adulti, non soltanto dai bambini. Quindi un film per famiglia a tutti gli effetti, no? Di intrattenimento sia per i bambini che per gli adulti, giusto? La risposta è ni. Diciamo che ho intravisto in questa pellicola quantomeno l'intenzione di intrattenere il pubblico degli adulti grazie alle numerosissime citazioni a film molto più famosi e di culto del passato, che un bambino difficilmente noterebbe, e anche grazie all'enorme somiglianza di questo film con un altro film di gran lunga più figo, che spiegherò tra pochi minuti. Pets Vita d'Animali, diretto da Chris Renoy e Arrocini, credo che si pronunci così, racconta la storia di questo cagnolino, Max, un terrier che è affezionatissimo alla sua padroncina Katie, che ricambia accuratamente l'amore per il suo cucciolo. E sembra tutto perfetto, la vita che conducono praticamente in simbiosi, però Max odia il fatto che tutti i giorni la sua padrona debba uscire per andare a lavorare. Lui è un cane, non sa cosa fa quando la sua padrona esce per guadagnare un po' di soldi per dargli da mangiare, quindi si pianta tutti i giorni ad aspettare davanti alla porta finché non ritorna. O almeno starebbe tutto il giorno a fissare la porta d'ingresso se non fosse che tutti i giorni la sua vita è movimentata dai vicini d'appartamento, che sono gatti, cani, altri animali domestici provenienti da altre case l'intorno, che sono suoi amici e tutti i giorni vivono una sorta di ritrovo alla faccia dei vari padroni. E in teoria è proprio a questo che vorrebbe alludere sia il titolo in inglese che il trailer del film, ovvero la vita segreta che conducono gli animali una volta che li lasciamo da soli. Un giorno però cade il disastro perché Katie si presenta a casa con un nuovo cane che è grosso, peloso, ingombrante, anche un po' inopportuno. E naturalmente Max come la può prendere? Come la prenderebbe qualunque cane a cui si presenta in casa uno sconosciuto? Tra ringhi, scazzamenti, ostilità, insomma, vorrebbe a tutti i costi che questo cane se ne andasse dalla sua vita per sempre perché gli è capitato tra capo e collo senza alcun preavviso. Duke, il nuovo arrivato, prende ancora peggio il comportamento di Max e comincia deliberatamente a rubargli gli spazi, a rubargli il cibo e a sottometterlo. Tutto questo soltanto durante la prima notte. Già dal giorno dopo le cose precipitano perché Max va a confidarsi con una sua amica, una gattona obesa di nome Chloe, che gli consiglia, nonostante il suo menefreghismo nei suoi confronti, di ricominciare a comportarsi da maschio alfa, nonostante la sua stazza, e di sottomettere il rivale. E lì Max tira fuori il peggio di sé perché comincia a distruggere la mobilia della casa, minacciando e ricattando Duke di dargli la colpa nel caso non si fosse comportato come gli ordinava lui. Sì, gioca sporco ed è un grandissimo bastardo. Max ordina a Duke di eseguire ogni suo ordine, anche quelli più umilianti, anche quelli più degradanti, di fronte anche ai suoi amici, e questo provoca naturalmente in Duke un sentimento di vendetta che si concretizzerà quel pomeriggio stesso. Infatti, durante una passeggiata collettiva con i dog sitter, Duke ne approfitterà per allontanare Max, ma la cosa metterà nei guai tutti e due perché finiranno prima nelle grinfie di un branco di gatti randagi che rubano loro i collari e poi in quelle degli accalapiacani che li scambiano per cani randagi perché appunto hanno appena perso il collarino. A salvarli è assurdamente questo gruppo di animali, ex animali domestici, guidati dallo psicopatico coniglio Denvosetto,
Vedendoli li scambiano per cani randagi, effettivamente cani che sono stati precedentemente abbandonati dai padroni e siccome loro hanno giurato vendetta nei confronti del genere umano perché sono stati maltrattati e abbandonati, li arruolano nelle loro file. L'obiettivo scontato di questi due protagonisti è di riuscire a collaborare insieme per tornare dalla loro padroncina Katie. Allora, prima di tutto bisogna notare che questo film ha veramente incassato un fracasso di soldi considerato il budget di partenza, perché come al solito la Illumination ha messo in gioco i suoi 75 milioni, l'aveva già fatto per due o tre film precedentemente, sempre quello il budget, 75 milioni di dollari sono stati come minimo decuplicati per quanto riguarda le entrate, quindi veramente è stato un successone terrificante, cioè hanno fatto quasi più guadagni in proporzione, intendo, di Frozen, che ha incassato una madonna anche quel film lì. Più o meno come il resto dei film dell'Illumination. L'Illumination è esemplare per produrre cartoni per bambini con il massimo guadagno possibile. Quindi, purtroppo, per quanto riguarda la qualità, ci si rimette un casino, ovvero il massimo della mediocrità per il massimo guadagno. L'Illumination in questo è assolutamente eccezionale. Però, prima che vi incazziate, quando uso la parola mediocrità, non intendo necessariamente brutto film. Nel senso, i film mediocri sono quei filmetti che fanno il loro dovere, fanno il loro compitino, sono sufficientemente di intrattenimento, ma non sono niente di eccezionale, ovvero sono quelli che ti guardi volentieri una volta, non senti poi il bisogno di tornarli a vedere ancora, perché non hanno contenuti di gran rilievo. Per dire, a me la saga di Cattivissimo Me non ha fatto impazzire proprio per quel motivo lì, li trovo abbastanza mediocri come film, sono divertenti la volta che li guardi, ma poi non torni a vederli di nuovo se hai superato una certa soglia d'età. Poi, Dio, sono gusti, magari a voi piacciono da morire quel tipo di film, io non giudico assolutamente. Io li ho visti quasi tutti i film dell'Illumination, me ne manca uno che è Hope, quello col coniglietto. Posso dire con certezza che gli unici che mi hanno un pochino colpito, per cui penso che valga la pena di parlare un po', siano Lorax, il guardiano della foresta, e appunto questo pezzo. Il primo per via del villain Wansler, della sua formidabile canzone How Bad Can I Be, e del messaggio di fondo anche, mentre Pets finora resta a livello strutturale il migliore del marchio. Il plot di questo film inoltre è oltremodo ingannevole, cioè in realtà noi la vita segreta degli animali che conducono quando noi voltiamo l'angolo e non li guardiamo più, la vediamo soltanto nei primi 15 minuti di film, perché nel resto del film è tutta un'avventura, corri e fuggi in giro per New York per riuscire a ritrovare la strada di casa. Però non me la sento di elogiare eccessivamente questo film, principalmente a causa della mancanza di originalità. Ma perché parlo di mancanza di originalità? Vediamo se vi ricorda qualcosa la trama se ve la pongo sotto questa luce. Allora, il protagonista è affezionatissimo al suo padrone finché non arriva un rivale che rischia di minare la sua predominanza in campo affettivo. Il protagonista quindi si mostra ostile al nuovo arrivato, che a sua volta non la prende bene, finché uno dei due nel tentativo di liberarsi dell'altro causa l'espulsione di entrambi da casa. Lo sviluppo del film li costringerà a collaborare per tornare dal loro padrone, sfuggendo alle grinfie del cattivo. Sì, quindi potete rispondere molto rapidamente sul perché questo film abbia fatto così tanto successo e soprattutto così tanti soldi. La trama era già collaudata dai maestri, hanno visto che funzionava, l'hanno presa, ricopiata pari pari, sostituendo gli animali domestici con i giocattoli che ben conosciamo. La pecca maggiore è che non solo il film ha una trama già vista, dall'inizio alla fine intendo, ma gli stessi personaggi sono caratterizzati fino a un certo punto, ovvero la caratterizzazione è presente, figuriamoci, non manca, ma resta superficiale. Cioè, mi spiego, gli animali presenti nel film, nelle loro varie razze e sottorazze, sono abbastanza ben rappresentati, hanno esattamente l'atteggiamento che ti aspetteresti da quel tipo di animali domestici lì. Per esempio, troviamo i cani più piccoli, molto più frenetici, molto più sclerati di quelli grossi, e più sono piccoli, più sono sclerati. I gatti sono i soliti stronzi che ti fanno le coccole solo finché non hanno vitto alloggio e poi sono capaci di morderti, ma a parte quello non è che ci sia molto altro. Cioè, una volta che si esce dall'ambito razziale e si esamina personalmente ogni singolo personaggio, la caratterizzazione c'è, è presente, però è sempre riconducibile allo stereotipo di un personaggio di base, cioè è come se avessero avuto pronto le schede dei vari personaggi standard e le avessero riutilizzate a seconda del ruolo. Per esempio c'è quello piccolo, un po' stronzo,
che è un po' snob, c'è quello grosso faccioccone bonario, c'è il classico personaggio menefreghista, è un po' fighino, c'è la cagnetta sclerotica che sembra superficiale ma in realtà è cazzuta. Sono tutti stereotipi abbastanza scontati e non ci sarebbe niente di male ad utilizzare gli stereotipi, perché se li poni in un contesto, in una trama innovativa, che abbia qualcosa di nuovo da dire, che li utilizzi proprio in quanto stereotipi per dire qualcosa di intelligente, a me va benissimo che sia così. Il problema è che Pez non aggiunge niente al panorama cartunesco di questi anni. Perché, come ho detto, è una trama già vista e non c'è nessun nuovo messaggio, nessuna cosa da rispolverare o da vedere sotto una luce diversa. Si segue una formula già collaudata da altri. Per quanto riguarda la grafica e il tratto, sono gli stessi dei vari film dell'Illumination, quindi sì, sono buoni, si adeguano sempre a uno standard preimpostato, tipo marchio di fabbrica dell'Illumination, quindi gli umani sono più o meno rappresentati come in Cattivissimo Me e come il Lorax, e gli animali pure sono adeguati a quel tipo di design. Quindi anche sotto questo punto di vista il film non è che brilli per originalità, anche se i modelli offerti e la grafica che abbiamo di fronte sono comunque gradevoli, piacevoli e si adeguano bene al tipo di comicità slapstick e al ritmo del film. E passiamo quindi appunto a parlare del ritmo narrativo del film. Allora, come purtroppo sta andando di moda in questi anni, abbiamo un susseguirsi di situazioni incalzanti e frenetiche che delle volte portano a delle gag e delle situazioni creative e veramente gradevoli da guardare, altre volte invece hanno un retrogusto allarmante di déjà vu. Retrogusto che purtroppo diventa persistente una volta terminata la visione del film, quando ti rendi conto che effettivamente non c'era molto altro di più da aggiungere al panorama artistico per quanto riguarda il campo dell'animazione di quest'anno. Per quanto riguarda la colonna sonora, io ragazzi sarò sincera, non me la ricordo già più, e questo è allarmante visto che il film l'ho visto ieri, tipo. E l'unica cosa che mi ricordo è una bellissima sequenza d'attacco all'inizio con una canzone stupefacente, è una bellissima carrellata su New York, quella è veramente bella, è anche un pezzo all'interno del film in cui c'è una canzone molto famosa che per forza di cose non potrei non ricordare, ma il resto è abbastanza purtroppo anonimo. Anche se banale, comunque nel complesso non è un brutto film, la struttura, come ho detto, è valida per forza, perché prende a piene mani da una molto molto valida che hanno visto che funziona e qualche volta mi ha strappato effettivamente qualche sorriso sincero. Non è uno di quei film che devi vedere per forza di cosa almeno una volta nella vita, né tantomeno uno di quelli che torneresti a vedere più di una volta. Ma io ho passato una serata leggera e divertente, come capita spesso con i film dell'Illumination Entertainment. Un film senza infamia, quindi, ma purtroppo anche senza lode, con un doppiaggio italiano che diciamo che rende abbastanza poveramente rispetto all'originale che mi è capitato di orecchiare qualche ora fa. Gli unici doppiatori che ho sentito che mi hanno convinto sono quelli che ho riconosciuto dagli altri film d'animazione che ho già recensito, che in effetti sono validissimi, sono bravissimi, e sono Laura Chiatti nel ruolo della Volpina innamorata di Max, Marco Mete nel ruolo di Tiberius, il falco, e Carlo Valli nel ruolo di Nonnotto. Laura Chiatti la ricorderete probabilmente per essere stata la voce italiana di Rapunzel, mentre invece Marco Mette l'ho già citato nella Ricerca di Dory, perché oltre ad essere la voce del maestro Ray, era quel doppiatore che adoravo con tutto il cuore perché aveva doppiato in diversi film sia Robin Williams che Bruce Willis, e oltretutto è il doppiatore italiano di Daffy Duck. Poi vabbè, io ho citato questi, ma Marco Mete ha una filmografia alle spalle che non finisce più, cioè è stato Scatto nella Sirenetta, è stato Asterix in due film recenti, tra cui anche Il Regno degli Dèi che ho recensito lo scorso anno, è stato Horror in Page Master, quel film stratosferico, e naturalmente anche Carlo Valli è un doppiatore della Madonna, anche lui doppiatore di Robin Williams in molti dei suoi ruoli. E poi era uno dei personaggi di Dory, il padre mi sembra di Dory nel film La ricerca di Dory, ma è stato anche Scarafio di Dragon Trainer, è stato Rex di Toy Story, Maestro Shifu di Kung Fu Panda, insomma è gente che ci sa davvero fare e si riconosce quando la senti in un film. Ultimamente gli stanno anche usando spesso, tra l'altro. In generale invece so di per certo che il doppiaggio in inglese è molto migliore, anche perché i personaggi sono resi in una maniera adeguata alle ritmiche, alla comicità tipiche americane. Anche per esempio il coniglietto nevosetto è presente in questo film, è doppiato in inglese da un uomo di colore,
E quindi questo significa che vedi questo batuffolino piccolino, incazzosissimo, con la voce di un gangsta che fa molto effetto Baby Herman di chi ha incastrato Roger Rabbit. In italiano invece non c'è questo impatto comico, va molto perduto effettivamente nella traduzione. E non, il coniglietto tra l'altro non ha neanche inclinazioni particolari d'accento, non sono stati caratterizzati benissimo in modo che risultino così comici come invece ho sentito nel doppiaggio inglese. Allora, finora non ho parlato in maniera molto lusinghiera del film, per cui per poter parlare di altre cose che mi sono piaciute o non mi sono piaciute devo fare un po' di spoiler, perché va bene che la trama è scontata, però non si sa mai. Ci sono comunque alcuni sviluppi della trama che, siccome il film è ancora presente nelle sale cinematografiche, non mi va di rivelare bastardamente a chi invece ci terrebbe a seguire il film, magari non l'ho ancora potuto fare nonostante sia già in sala da un po'. Quindi gli spoiler iniziano ora. Allora, prima ho detto che i personaggi in generale sono caratterizzati in modo abbastanza superficiale. E questo è vero, però in questa caratterizzazione superficiale ce ne sono alcuni che mi sono piaciuti davvero parecchio. Purtroppo però sono tutti personaggi secondari oppure comparse, ma va bene così, prendiamola per buona. In effetti il punto di forza dell'Illumination sono proprio i personaggi secondari e le gag che portano. In particolare ho amato moltissimo il personaggio del Falcone Tiberius, anche se speravo che si sviluppasse un pochino di più all'interno del film, la sua sottotrama, perché era davvero molto interessante, e invece no. La sua trama è stata lasciata ad essiccare sul tetto dal quale lui proviene. Però nonostante il suo potenziale non sia stato sfruttato adeguatamente all'interno della trama, che con lui poteva essere molto più avvincente, devo dire che come viene presentato è una merita figata. Nel tentativo di cercare il cagnolino Max, Gidget, la volpina bianca, si arrampica su per le scale d'incendio di un palazzo, del suo palazzo, e in cima al tetto trova questa specie di stanzino all'interno della quale c'è una gabbia buia. Dallo sgabuzzino arriva una voce melliflua che la invita ad avvicinarsi, promettendole di aiutarla a trovare il suo amico Max. Gidget, essendo una volpina addomesticata, è abbastanza ingenua e in effetti si fida, entra nello sgabuzzino e si trova a camminare in mezzo a questo pavimento cosparso di scheletri di animali vari, e si trova faccia a faccia con questo falcone nella penombra, con i raggi di luce che entrano sporadici dalle fessure sul tetto, questo falcone incatenato con la benda sugli occhi. Bellissimo. Ecco, mi è piaciuta tantissimo la scena come è stata gestita, cioè appunto questa immagine di questo falco incombente, incatenato e reso cieco dalla benda sugli occhi, la luce che filtra dall'alto, la voce vellutata di Marco Mete che raggira questa cagnetta attirandola sempre più all'interno, gli scheletri per terra. È stata una figata, la mia mente ha volato in altri lidi in quel momento, ricordando i tempi d'oro di Brisby nella tana del grande gufo, oppure di Grimilde che ingannava Biancaneve, o di Coraline che si infilava nell'antro segreto. E la magia finisce lì, perché in questo film la magia non esiste sotto nessuna forma, né per adulti né per bambini. E infatti dopo il primo tentativo di mangiarla, Tiberius chiede scusa in lacrime dicendo che non ci può fare niente, che lui è nato con gli istinti assassini, ma che in realtà vorrebbe tanto un amico. Va bene, ma ottimo, cioè si può ricavare effettivamente una trama drammatica e divertente da questo sviluppo. Anche se ci sono rimasta un po' male per l'attimo di magia spezzato, si può coltivare un'ottima trama da questo presupposto. Allora vai film, approfittane, voglio dire, pensateci bene, avete un falcone che sente il desiderio di mangiare i suoi amici, ma per questo ci soffre, perché non vorrebbe farlo davvero, è nel suo DNA, è una figata, approfondiscila. E invece no, si ferma lì, cioè porca miseria, hai un personaggio fighissimo a disposizione, non puoi usarlo soltanto per fare un paio di gag idiote con lui che guarda gli animaletti più piccoli e si lecca i baffi, cioè voglio dire, lì per lì fa ridere, strappa un sorriso, ma pensate al potenziale che aveva. Cioè questo film è pieno di personaggi divertenti che però non servono praticamente a un cacchio, anche Tiberius non è che sia utilissimo nello sviluppo della trama. Serve a ben poco, serve a qualche escamotage narrativo qua e là, soprattutto all'inizio quando comincia a viaggiare con Gidget, poi basta, dopo non serve più, ne merito cacchio di niente. E un altro personaggio del genere che mi è piaciuto è stato un personaggio di sfondo che è il barboncino, quello tutto figlino che stava a casa dell'aristocratico, che tutti i giorni lo lasciava compostino
ad ascoltare la musica classica e appena il padrone usciva, il barboncino attaccava il metal e si metteva a scappellare. Però abbastanza classica come gag alla fine. Classica ma almeno resa in modo divertente, cosa che invece ha onestato, a mio personalissimo parere, il villain di questo film, Nevosetto. Perché secondo me Nevosetto, il coniglio psicopatico di questo film, sa davvero troppo, troppo, troppo di già visto. È il classico batuffolo, tutto puccioso e tenerino che in realtà è stronzo aggressivo. E dopo la 20ª volta che mi vedo un personaggio del genere in un cartone mediocre, ne ho anche un pochino, scusatemi il termine, pieni coglioni. E anche lì, in teoria, il gruppo di Nevosetto, che si chiamano gli Sciaconati, avrebbero dovuto essere il mezzo di critica agli esseri umani per alcuni atteggiamenti deplorevoli, come ad esempio l'abbandono degli animali, il maltrattamento sugli animali, lo sfruttamento degli animali ai propri scopi. Però non rende abbastanza, secondo me, il messaggio del film, perché tutti loro hanno un'esperienza alle spalle negativa con i loro padroni. Per esempio, Nevosetto apparteneva a un prestigiatore che lo ha abbandonato crudelmente appena visto che la gag del coniglio dal cappello non andava più bene, non era più di moda. Anche lì, però, la polemica viene solo sfiorata, appena appena toccata, ma mai approfondita, cioè viene abbandonata nell'istante in cui viene presentata e dopo non la riprendono più, serve soltanto come appunto escamotage narrativo per far capire perché questi animali dovrebbero aver dichiarato in teoria guerra all'uomo. Dopo il problema riguarda semplicemente il fatto che i nostri eroi devono tornare a casa e questo gruppo di scoppiati cerca di impedirglielo perché è contro la domesticazione, perché odiano gli umani. Insomma, il film avrebbe potuto essere estremamente più profondo di quello che è risultato in realtà. Invece, come al solito, si sono accontentati di fare la solita cosa comoda, in modo che fosse appena accennatamente politically correct, però non sono andati più in là di così. Non è sempre una cosa positiva mettere un ritmo così veloce e frenetico, anche per il fatto che lo spettatore spesso e volentieri fa fatica ad empatizzare con i personaggi. Magari se in qualche punto rallenti un pochino di più e dai più spazio a qualcuno di loro, ma anche semplicemente ai due protagonisti, gli spettatori riescono effettivamente ad amarli di più. Voglio dire, magari diminuendo il numero di gag che dopo un po' possono stancare. A proposito di leggero e superficiale, c'è una scena in particolare che mi ha fatto un po' star male, ma per i motivi sbagliati, perché è stata una delle scene più sprecate che abbia mai visto. È la scena che avviene dopo l'episodio della fabbrica di salsicce. Allora, se avete visto il film, saprete che a un certo punto Max e Duke sono molto affamati e vanno a saccheggiare questa fabbrica di salsicce. Tra parentesi, c'è questa sequenza allucinante in cui loro vedono nel loro immaginario il cibo prendere vita e tu, spettatore, vedi queste salsicce antropomorfe ballare e cantare felici mentre vengono mangiate vive da loro due. E la cosa mi ha sinistramente rimandato al Sausage Party che vedrò stasera, senza capire il perché, però dovrebbe esserci un momento tanto allucinante in Pets vita d'animali, anche perché messo così non ha molto senso, cioè sembra che sia stato effettivamente fatto apposta solo per suscitare ilarità. In parte funziona, in parte non capisco davvero il perché ce ne sia stato bisogno. Comunque, come dicevo, dopo questa parentesi allucinante c'è quest'altra scena in cui Duke si apre a Max e gli confessa di aver avuto un padrone in precedenza, prima di finire al canile. Un padrone a cui era affezionatissimo, si vede anche un flashback di loro due insieme, da quando l'ha preso da cucciolo a quando si sono separati, ma un brutto giorno Duke, rincorrendo una farfalla, si è perso e non è più riuscito a ritrovare il suo padrone e la calapia cani l'ha scambiato per un cane randagio, l'ha preso e portato al canile. Il problema è che il suo padrone non è più tornato a cercarlo e quindi il canile aveva ben pensato di abbattere Duke nel caso nessuno fosse tornato ad adottarlo. Il che mi fa pensare, ma davvero un canile agirebbe in maniera così drastica? Voglio dire, Duke alla fine dei conti non era un cane malato, non era un cane aggressivo, perché avrebbero dovuto pensare di abbatterlo nel caso fosse rimasto lì per troppo tempo? Non so, poi forse sono io ignorante e le regole in America funzionano così, mi pare di ricordare una roba del genere in Lilli e il Vagabondo, ma al giorno d'oggi mi sembra abbastanza strano che si proceda in maniera così drastica. Ma lasciamo perdere un attimo queste quisquilie e concentriamoci sul problema grave. Ovvero, a Max, una volta sentita questa storia, viene il ghiribizzo di andare a cercare il precedente padrone di Duke e di aiutarlo a ritornare a casa.
Quando lo fa, noi vediamo che è sincero, perché è entusiasta, sinceramente entusiasta, scodinzola, si vede che non sta cercando semplicemente di liberarsi del collega, stavolta vuole aiutarlo sul serio. Ritrovano la casa di Duke, a dir poco, magicamente, perché è davvero Duke non si ricordava minimamente come arrivarci e il film non ci spiega esattamente come hanno fatto a ritrovarla. Anche questa forzatura prendiamola per buona. Si accorgono che c'è qualcosa che non va, qualcosa di diverso dal solito, perché ci sono delle macchine che non riconoscono nel vialetto, il giardino ha delle caratteristiche diverse rispetto a come ricordava Duke, e c'è questo gattone bellissimo, un altro dei personaggi che mi è piaciuto di più di sfondo di questo film, che li informa abbastanza freddamente, con una freddezza da brividi, che il suo precedente padrone è morto da quel bel pezzo. Ecco, la reazione dei due protagonisti a questa notizia è la più sbagliata e superficiale che possiate immaginare. Uno, a questo punto del film, si aspetta che Duke passi un momento drammatico della sua vita, perché ha appena scoperto che il suo padrone non c'è più. E dopo aver visto un flashback così sentito sul suo passato, ci si aspetterebbe un momento feeling, tipo quello di Buzz Lightyear in Toy Story. Non so se vi ricordate, quando Buzz scopre che Woody aveva sempre avuto ragione e che lui in realtà era solo un giocattolo e non un vero astronauta con una missione. In quel momento del film, a questo personaggio viene strappato tutto: il passato che credeva di avere, il futuro in cui sperava, i sogni. E attraversa una crisi nera che Woody aiuterà a fargli superare con un discorso maturo e toccante sul fatto che, anche se non è un vero Buzz Lightyear, nella casa a fianco c'è un bambino che lo ama, che crede in lui, che sogna con lui e che soffre della sua mancanza. Woody sa che il motivo per cui loro due sono così importanti è che c'è qualcuno di reale che ha bisogno di loro due. Non importa se non è il comando stellare, è la persona che li ama. Questo basta. Siccome questo film scopiazza papale Toy Story dall'inizio alla fine, la persona in questo caso non è Andy, ma è Katie che aspetta i suoi due cani a casa. E quindi a questo punto io mi aspettavo che, secondo il copione, in effetti ci fosse un momento di vicinanza fortissima tra i due, con Duke che attraversava una crisi nera e con Max che lo rincuorava, lo motivava e stabiliva questo legame indistruttibile tra loro due. E invece, figurati, non c'è niente di tutto ciò all'interno del film. Ma la cosa potrebbe essere non positiva di più, perché se non si arriva a scopiazzare in tutto e per tutto a piene mani da Toy Story e qualcosa di nuovo e bello si riesce a mettere, tanto meglio. Peccato che in questo punto del film, appunto, la reazione di Duke sia la seguente: si incazza con tutti indistintamente, si incazza col gatto che gli ha dato la notizia, si incazza con i nuovi padroni perché dice che la casa è ancora sua e che loro devono andare fuori dai coglioni, si incazza anche con Max perché gli dice che stava soltanto cercando di liberarsi di lui come al solito. E 30 secondi di pellicola dopo arrivano gli accalappiacani e Duke si butta a sacrificarsi per Max, sapendo che lui sarebbe stato ucciso, mentre invece Max assolutamente no, perché non c'è stata una decisione del genere che riguardava lui. E io mi sono chiesta: ma quando è che hanno stabilito esattamente questo contatto profondo? Ma perché accade esattamente dopo questa scena qua? È tutto, cioè, è molto rapido come avviene, non c'è un momento. Dopo questo scazzo iniziale di vicinanza, mentre stanno ancora litigando, arriva l'accalappiacani e succede questa cosa. Cioè, è stato un bel gesto e loro due in effetti avevano già avuto occasione di collaborare in precedenza per togliersi dai guai, però non c'è stato, secondo me, un background sufficiente a giustificare un sacrificio del genere. Voglio dire, il momento più alto che hanno avuto insieme finora è stata la scena delle salsicce. A parte il fatto che io detesto quando in un film d'animazione c'è una potenzialità per una buona scena drammatica o comunque un buon approfondimento e questo viene tagliato inesorabilmente a metà per inserirci una scena d'azione come accade in questo film. Un possibile dramma sacrificato in favore del guadagno facile di un'animazione frivola. Ma andate anche un po' a fare in culo. Anche qui io detesto le pellicole con una trama troppo scontata, perché ci sta, per carità, il lieto fine, ci sta anche che lo spettatore un pochino se l'aspetti, ma disseminare qua e là la trama di dubbi legittimi sull'arrivo di questo lieto fine, insomma, alla fine è quello che fa l'intrattenimento. Dovreste avere il dubbio che finisca bene o male, altrimenti se sai già come va a finire, che senso andare a vedere il film? Già che state copiando Toy Story, almeno copiatelo bene. E poi, naturalmente, come mi sembrava logico dall'inizio, i due si salvano a vicenda e alla fine tornano a casa dalla loro padroncina. Non c'è una tensione reale, ma credo di poter parlare anche dal punto di vista di un bambino.
Poi naturalmente è divertente, ma all'infuori di quello non offre granché, non prende molto questo film, non ti coinvolge. Ed è proprio a causa di queste mancanze. Ecco cosa c'è che non va in questo film. A questa storia mancano il cuore e l'anima, due cose che per esempio in Toy Story abbondavano enormemente. E pensare che lì si parlava di giocattoli, cioè di cose inanimate. Qui si parla di cuccioli, di pets, appunto, di animali domestici che dovrebbero essere l'emblema dell'amore. Com'è possibile che sia risultato così freddo, così poco empatico? Vero, Ciuspina? È vero che è freddissimo? Eh sì, alla fine il film non è che vada molto lontano, c'è poco altro da dire. Ci sarebbe la storia d'amore di Gigi e Max, volatile e banale come tutto il resto del film, col classico cliché della tipina superficiale che in realtà è tosta e salva il suo amato. E in tutto questo tripudio di genericità abbiamo assurdamente delle referenze piuttosto evidenti a film molto famosi che appunto un bambino non coglierebbe mai. Per esempio, dubito che un bambino conosca A qualcuno piace caldo con Marilyn Monroe, perché c'è un certo punto del film in cui gli animali capeggiati da Gigi che stanno cercando Max si imbattono in questo personaggio non noto che è un bassotto per l'appunto, con le gambe posteriori paralizzate, per cui si deve muovere con una specie di congegno che gliele sostituisce con un paio di rotelle. Il cane in questione è anche mezzo cieco e vedendo la sagoma della gatta obesa di Chloe le fa un commento d'apprezzamento, ci prova e la gatta gli dice: "Senti Ciccio, guarda che io sono una gatta, non c'è storia fra noi." E lui le risponde: "Nessuno è perfetto." Che era la frase classica di chiusura del film, quella che è diventata arcifamosa. Inutile dire che il livello di comicità di questa frase detta all'interno di Pets non raggiunge neanche per un centesimo la carica comica che aveva nel film originale. Ma non capisci proprio niente, Osgood! Ah, sono un uomo! Ma nessuno è perfetto! Un altro riferimento l'ho trovato nelle tre note musicali che si sentivano ogni volta che il coniglietto parlava del suo compagno caduto, quell'oca che aveva tentato di ammazzare i suoi padroni. Io forse sono pazza e l'ho percepito soltanto io, ma mi sembravano le prime tre note musicali del team di Eddie Valiant, come forse vi ricorderete se avete visto il film che ha incastrato Roger Rabbit. Ogni volta che compariva Eddie Valiant partiva questa musica malinconica, perché lui aveva perso il fratello e per tutto il film vive con questa angoscia. Poi vabbè, c'è l'ovvissimo riferimento a Grease nella scena delle salsicce, perché la canzone che cantano e ballano i salsicciotti nel mindfuck malatissimo di quei due scoppiati lì è appunto quella di chiusura di Grease, questa. Cosa che ha contribuito a renderla ancora più inquietante ai miei occhi. Poi che altro c'è? Ah sì, sul finale, quando tutti gli animali ritrovano i loro padroni, c'è un canarino che ritorna da suo, come tutti. E questo energumeno, che è appassionato a quanto pare di uccelli perché ce li ha appiccicati ovunque in casa sua, e ha alle sue spalle, a un certo punto, mentre nutre il canarino mettendosi i mangime sulla testa, il poster di Alfred Hitchcock del suo film Gli Uccelli. Inoltre, abbastanza evidente, in una scena di corsa su un furgoncino o autobus, non mi ricordo esattamente che mezzo era, fatto sta che sul retro di questo mezzo, a un certo punto, si vedeva molto chiaramente in primo piano il poster del film Sing, che è sempre dall'Illumination e dovrà uscire a gennaio, quello che stanno strapubblicizzando già in tutti i modi, l'hanno messo anche in questo film per essere sicuri probabilmente che la gente sapesse della sua esistenza, come se non fosse sufficiente tutta la campagna di marketing che ci fanno, ma vabbè. Inoltre questo film contiene una quantità di minion assolutamente innumerabile, cioè hanno minion come soprammobili, hanno minions appiccicati al frigo come adesivi, travestimenti a forma di Minion, cioè potreste fare un giochino da Raccaccia ai Minion per tutto il film, perché è pieno così di riferimenti sia a Cattivissimo Me che al film dei Minion, che in generale al franchise dei Minion. Non sono neanche certa di averli beccati tutti. Detto questo, io direi di aver parlato praticamente di qualsiasi cosa di questo filmetto, che io reputo più o meno a livello di home a casa, però lo colloco un gradino sotto a causa della mancanza di originalità che mi ha impedito di gustarmi
appieno quello che poteva essere un film d'animazione più che carino. Pets non è un brutto film, ma reputarlo un bel film sarebbe un insulto ai film davvero belli, per cui lo liquido con un mediocre 6 meno e aspetto senza una particolare trepidazione il sequel che è stato già annunciato e che uscirà nel 2018 e che sicuramente tornerò a recensire, a meno che non sia veramente una discesa nel maelstrom della stupidità. E quindi ci salutiamo qui, io sono molto in ansia per Sausage Party di stasera, anche perché mi sono state promesse delle scene alquanto scioccanti delle quali non ho voluto informarmi troppo perché voglio essere sicura di traumatizzarmi a dovere stasera al cinema per dare un giudizio il più spontaneo possibile. Io come al solito vi ringrazio fortemente di avermi seguita fin qui, se vi è piaciuto il video come al solito mettete mi piace, iscrivetevi e condividete, ma soprattutto lasciate un messaggio, perché io ho offerto il mio punto di vista riguardo a questo film, ma magari a voi è piaciuto da morire e volete effettivamente spiegarmi il perché sbaglio a definirlo un filmetto mediocre, oppure vi è fatto completamente schifo e volete sfogarvi qua sotto nei commenti smerdandolo il più possibile, basta che si rimanga in un ambito abbastanza civile, perché nonostante il mio nome io tendo a non sollevare flame. Se avete voglia, come al solito, potete anche lasciare un video di risposta, purché sia attinente al video che ho fatto io e possibilmente mi venga fatto apposta per rispondere al mio vero poco off. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!